Nicoletta era mia sorella. Ci eravamo visti domenica. Ed è appunto un appuntamento col destino qui. sì, ed è l'ultima volta che l'ho vista. Mai mi sarei aspettato che stamattina mi svegliassero alle 6:30 per darmi questa notizia. Il dolore del fratello di Nicoletta Battisacco sul luogo dove ha perso la vita. Un tragico appuntamento con il destino per la settantenne che ieri sera sotto ad un diluvio stava percorrendo questa strada tra Fossalta e Portogruaro. Una via Battisti che i residenti definiscono dimenticata, senza illuminazione né pista ciclabile e con una pendenza in questa curva che avrebbe già causato più di un incidente. E ieri verso le 21 Nicoletta stava percorrendo con la sua Hyundai quando in questo punto ha impattato con una Citroën condotta da un 28enne della zona. I segni sull'asfalto e ciò che rimane sui fossati delle due vetture testimoniano l'impatto che non ha lasciato scampo alla settantenne. Stavo andando, quando mi hanno detto i miei nipoti, era andata a trovare una sua amica che abita, non so qua, Arvolo. non lo so, guardi, non lo so, dove Stava tornando ieri sera, poi c'è stato stavo questo. tornando. Poi c'è stato questo grosso temporale. Esatto, sembra che sia successo così perché non sanno neanche loro di preciso come sia successo. Saranno i rilievi dei carabinieri a stabilire chi sia uscito dalla propria corsia e forse se a causa dell'asfalto reso liscio dalla pioggia. Ma il tempo che ha impedito all'elicottero del SUEMI di Treviso di atterrare in zona, mentre i soccorritori in ambulanza hanno subito trasportato il 28enne alla guida della Citroën in ospedale a Mestre, dove si trova ancora in gravi condizioni, mentre nulla hanno potuto fare per la 70enne pensionata deceduta sul colpo. Una donna solare, Nicoletta Battisacco, che il fratello ricorda così. Mia sorella era una signora esuberante, allegra sempre, che nonostante avesse dei problemi anche lei dava sempre coraggio anche agli altri.